di là di un progetto che abbiamo portato avanti durante il lockdown, che è quello della consegna bene o male in tutta Italia, oltre alle zone nostre, e che porteremo avanti poi nel tempo, perché è una cosa in cui credo, ma l'idea iniziale, proprio quella della riapertura, è stata quella di riuscire a ridare questa gioia che avevamo perso. Le misure di sicurezza, ci siamo adeguati alle misure regionali e statali di sicurezza, quindi di distanziamento, al di là di utilizzare mascherine, disinfettanti. Quello di disinfettare bagni, locali e cucina è una prassi che bene o male abbiamo tutti quanti sempre avuto, no? Ma quello che abbiamo cercato di fare in più è quello di dare serenità e togliere un po' di paura alle persone, quindi noi abbiamo fatto dei piccoli lavori in entrata, quindi abbiamo chiuso una parte di entrata perché volevamo fare una sorta di negozio di punto vendita, ma isolare l'entrata dalla sala vera propria. E poi abbiamo cambiato le tavole, abbiamo cambiato mettendo dei tavoli in legno più grandi per poter garantire la distanza interpersonale anche a chi è seduto allo stesso tavolo, quindi al di là del piacere del tavolo più grande è anche una questione di dare serenità e tranquillità a chi si siede. Il futuro della ristorazione sicuramente è difficile, no? È duro da affrontare, ma non è impossibile. Serve qualità ed è una caratteristica che dobbiamo mettere in campo tutti quanti. Serve educazione che è un obiettivo nostro, quello di educare chi si siede a tavola. Io sono molto fiducioso nei giovani, nella loro contaminazione naturale che deve contaminare un po' anche noi più anziani, nel poter divulgare molto di più la cultura alimentare che è la nostra. Nella mia idea di come dovrebbe essere il futuro della ristorazione, dovrebbe essere un futuro dove la ristorazione deve essere fortemente legata con il comparto agroalimentare italiano, essere consapevoli, e lo diciamo e ne siamo parte, no? Essere ambasciatori di un mondo che non ha voce, e noi abbiamo questa grande possibilità di utilizzare i prodotti nostri italiani, dare valore a questo e di conseguenza dare maggior valore anche al nostro mestiere. Questo è il futuro che mi piacerebbe vedere nella ristorazione italiana. Gioia, perché nella gioia c'è racchiuso la condivisione, no? Il ristorante è condividere, è sedersi a tavola, convivialità, la gioia di poter dialogare con chi è di fronte, la gioia del poter mangiare bene, nel vero senso del termine, ed è quello che deve rappresentare per me, ma che cerco di far vivere anche chi si siede a tavola. Un momento di gioia, di spensieratezza, dove si lascia fuori dalla porta del locale tutti i problemi che noi abbiamo e viviamo, entriamo in un altro mondo, no? Nel mondo dell'identità di quel ristorante, e per quel lasso di tempo che siamo seduti a tavola riusciamo ad alleggerire i pesi della vita godendo della tavola. Questo per me è gioia, questo per me è ristorante.